Un'indagine svolta nella cittadina di Massafra ha portato alla luce alcuni dati relativi agli affetti da malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Solo 22 degli ammalati di demenza di questo genere rientrano nel progetto Cronos, attraverso il quale il Ministero della Sanità vuole migliorare per quanto possibile la qualità della vita delle persone colpite da Alzheimer. Ma in effetti sono molte di più, forse perché si tratta di un problema che le famiglie tendono a nascondere. I dati ufficiali sarebbero 74 gli ammalati di demenza tipo Alzheimer. Però tutti concordano nel dire che questo è soltanto un terzo del reale problema. Se ne è parlato in un convegno organizzato dalle associazioni Non Solo Alzheimer e Conoscere per Agire, col patrocinio del comune di Massafra e l'assessorato all'associazionismo. Per affrontare sin dall'inizio in maniera corretta questo tipo di malattia occorre un giusto inquadramento diagnostico. Conoscere una malattia di questo tipo significa innanzitutto confrontarsi con il mondo dei pazienti, ma principalmente con il mondo delle famiglie, dei caregiver, che sono i più esposti a quelli che sono gli esiti della malattia, purtroppo a decorso invalidante. L'utilizzo di farmaci ed una corretta riabilitazione insieme rappresentano l'unica via per ritardare gli effetti di questa malattia, col sostegno delle famiglie.